Guarda. Adesso subentri. Io non volevo disturbare. Bravi. Siccome c'è il bravi bravi. A tutti. Siccome c'è il brevi brevi. Brevi brevi. Ecco, l'abbiamo qui, stavamo chiedendo a Colombini. Chi è? Ah sì. Sì. Come questo Venditti intrattenitore e narratore di aneddoti, storie. È bravo, 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 è bravo. Visto come il produttore Venditti, com'è, perché stavo per spiegare, raccontando che siamo, ci riproduciamo, ci produciamo. È bello perché qui chiudiamo proprio un ciclo, la gente non lo sa, ma questo è una specie di testamento spirituale, perché tutto quello che voi sentite, se sentite... Aspetta, ti dobbiamo microfonare. No, non lo microfoniamo. No, ti microfoniamo. Microfonatemi. C'è un attimo il cambio. È innegabile che la mia generazione parla politico, che non vuol dire appartenere a un partito, ecco, insomma, parla politico, perché abbiamo fatto il classico, perché non abbiamo fatto gli operai, perché la classe operaia non è andata in paradiso, perché quando la sinistra è stata al potere non era la sinistra che pensavamo. E per tante ragioni oggi ancora c'è bisogno di politica per puntualizzare quello che non è stato, e quindi quando ti manca qualcosa noi pensiamo che sia appunto un deficit che tu recuperi nelle canzoni, attraverso la satira, le canzoni su Berlusconi, vabbè, ma sono piccolezze. È più politica una canzone come Che fantastica storia della vita che Dolce Enrico, ecco. Quindi, perché oggi proprio è la matrice, è proprio il background, è vero, proprio della tua cultura personale che fa la differenza con gli altri. Cioè, quando un ragazzo di oggi scrive una canzone secondo lui importante, sarà sempre molto meno importante come linguaggio di quello che abbiamo fatto noi, proprio sicuro. Nel rapporto col pubblico si sente... Il pubblico non vuol dire niente, quindi il pubblico io l'ho capito perfettamente, perché davanti a me ho trovato un milione e passa di persone che non hanno più volto, e questo è il rischio, cioè di passare, di abbandonare le tue radici e trovarti di fronte a un pubblico che non ha faccia, non ha età, eccetera, e quello è il rischio, cioè del nazional popolare. Che faccia aveva il tuo pubblico? Il pubblico c'è, cioè una faccia, una lingua, un comportamento, un linguaggio, un modo di vestire che non è quello di oggi, chiaramente. Però nascendo dalle tue radici poi fai questo cammino enorme come l'avanguardia, che poi diventa la canzone popolare. Cioè quando l'avanguardia è sana diventerà sicuramente la canzone popolare dei prossimi 10 anni. Invece ci sono delle avanguardie che non sono mai state canzone popolare. Dopodiché, quando diventa canzone popolare la tua canzone, deve un attimo, ti devi ritrarre e ritornare a fare avanguardia. Per cui c'è riscegli il tuo pubblico e ricominci dal pubblico che tu senti volere in quel momento. Così ho fatto e sono molto più felice, perché oggi si sanno molte più cose di me, di come la penso, di cosa ha provocato le mie canzoni, che piuttosto la vendita, ecco. Quindi penso che oggi è più importante la qualità del pubblico, non la quantità, pensando sempre che ci possa essere comunque un riallineamento, quindi si riparte da piccoli gruppi e poi si diventa la cultura dominante in qualche modo. Succede o non succede, comunque l'importante è essere felici e essere molto orgogliosi di quello che si fa. Infatti, in questo voler ricercare una sorta di rapporto col pubblico, è un po' voler dire io sono un cantautore, io parlo con la gente, non faccio anche concerti solo per lo show business, eccetera. Esatto, cioè, quello però è un atto anche di ribellione, un po' di superbia, che però uno deve avere per puntualizzare, insomma, la differenza che c'è tra te e gli altri. Cioè, è come dire, io esisto al di là del pubblico, cioè io esisto in quanto autore, in quanto creatore, che poi il perché se no, se tu sei vincolato dall'applauso oppure dal pubblico pagante, nessuna canzone d'autore sarebbe mai nata, perché di solito la canzone d'autore nasce come grande opposizione
quindi contraria alla cultura dominante, e quindi presumibilmente nasce tra i fischi e gli sputi. E dopo i fischi e gli sputi diventano invece applausi nel corso degli anni. Alcuni cantautori, alcuni pittori, alcuni scrittori invece sono rimasti ai fischi e agli sputi, se non poi recuperati dopo secoli, i pittori, pensate, perché l'estetica là è più a lungo. La musica c'ha la musica, quindi c'ha anche dei linguaggi consoni al mondo che stai vivendo, oppure immediatamente divergenti da quello che è quello che senti alla radio poi, no? Oggi il problema è che se tu non fai un disco che possa somigliare a qualcosa che può essere organico al mondo radiofonico, tu proprio non nasci proprio, ecco. Ma è a fronte anche di questo appiattimento dell'immagine del pubblico che c'è anche un assottigliarsi del folto gruppo di cantautori che c'era una volta? Che oggi proprio la canzone intelligente, quella lì, che farà ballare, quella che farà cantare, non piace alla gente. La gente proprio vuole, almeno al pubblico vasto dei giovani, così sembrerebbe. Considerando per vasto non so cosa, perché sai, quando uno comincia a vendere, io vengo, non so, da 1,5 milioni di dischi venduti, per me il pubblico vasto è quello popolare. Quando uno vende 200-300 mila persone sembra che siano poche, in realtà no, perché oggi il mercato è diverso. Quindi penso sempre che chi si vuole informare si informa, chi ha voglia di sentire Venditti o chiunque altro lo può fare, e quindi io non mi lamento. Del resto il talento non si insegna, non è che a scuola, anche qui, poi puoi imparare, diciamo, gli strumenti tecnici, ma poi alla fine è come imparare a leggere e a scrivere, però poi per scrivere un romanzo ci vuole il tuo talento, ecco. Quindi ogni cosa ha suo tempo, questi sono tempi che vanno così, però sono tempi in cui possono coincidere tantissime realtà corrono parallele, per cui il cinema, il teatro, la musica, la televisione, la lettura, vanno tutti insieme. E io mi trovo bene, devo dire. Tu hai chiesto mai qualcosa alla tua musica? Ma io dicevo, la musica è strana, promette regali che forse non ha, ecco. Alla musica non bisogna chiedere nulla, se non proprio la musica, il tuo gradimento, la tua voglia di comunicare con te stesso, no? Perché chi sa suonare uno strumento è talmente, come dire, evocativo il fatto che uno, io suono il pianoforte, basta che faccio un accordo e già ti accordi col mondo o con la tua anima. Quindi quella è una bella cosa. Chi non sa suonare vive peggio di uno che sa suonare. Quindi più strumenti hai a disposizione, più in generale puoi interpretarti meglio. E puoi interpretare meglio anche i periodi di solitudine, di crescita tua, perché oggi vivere non è, per un ragazzo, che diciamo l'adolescenza soprattutto, è durissima, perché oggi nel mondo della comunicazione oggi si comunica pochissimo, e la solitudine è dietro gli angoli, e quindi sentimenti per noi consueti come l'amicizia, come l'emulazione, oggi noi eravamo comunque solidali, ecco, la solidarietà era il nostro segno, cioè se un amico meno fortunato non sapeva nuotare e stava affogando, tutto il gruppo si fermava e lo salvava, diciamo. E da qui nasce anche un sentimento di amicizia, di comunanza, di società. Ecco. Invece qua purtroppo nasci già in un mondo che ti dice: guarda, tu non ce la farai, pochi ce la faranno, tu puoi essere tra quelli pochi che ce la faranno, oppure tra i milioni che non ce la faranno. Che vuoi essere? Quel pochi? E quindi è chiaro che i 6 posti sono 4 e vi presentate al concorso di qualsiasi tipo in 1 milione, è chiaro che tu stai col coltello e ammazzeresti anche papà, mamma, zio, la bambina per essere uno di quei 4. E quindi già tutto il senso della vita cambia, no?
quindi, ma lo vediamo anche nella guerra, diciamo, perché anche chi fa bene viene travolto dal senso globale di una vita sbagliata, cioè. L'artista non dovrebbe anche cercare di sensibilizzare più? Sì, dunque lì c'è un discorso che era molto più certo negli anni 70, perché le nostre canzoni erano anche di controinformazione, quindi le opinioni erano veramente opinioni che non potevano essere divulgate, no? Se era, uno era a favore dell'aborto, a favore del divorzio, deve stare zitto, oppure era laico, perché non si poteva, c'era la censura. Oggi invece nelle canzoni sono rare le cose che non conosciamo, per cui oggi secondo me la forma più potente d'arte, di rivoluzione, è la poesia, e siccome è stata poco praticata la poesia, proprio la canzone militante delle volte ha superato la poesia, ecco, cioè, e tante volte è stata anche malintesa in chi faceva le canzoni, che pensava solamente la dichiarazione di un problema fosse la canzone stessa e fosse l'opera d'arte, diciamo, il contenuto della canzone. No, il contenuto della canzone è quando tu riesci a dare un'universalità, deve avere le stime della poesia. Poche ci riescono, infatti poche persone sono rimaste e continuano a dichiarare le proprie idee attraverso la poesia, un po' come Picasso, insomma. Cioè Picasso fa Guernica e dici alto un attimo, però se Picasso non avesse fatto Guernica era niente, ecco. Io Campus l'ho sentito molto forte, creativo. Non so se Campus senza di me poi è un'altra cosa, però io l'ho vissuto in questo modo, come libertà totale d'espressione, libertà di comunque nel mio caso di entrare anche nello svolgimento proprio diretto, in presa diretta delle tue canzoni. Cioè non è che abbiamo discusso gli arrangiamenti dopo che sono stati fatti, alcuni arrangiamenti sono nati insieme da critiche, momenti di parole, litigate. Quindi è un po' la metafora di una piccola vita che c'è. E quindi Campus io non la considero una scuola, probabilmente forse quello che c'è fuori è la scuola e questa è la vita, o viceversa. E perché il problema di oggi è proprio questo, cos'è la realtà? Se è meglio la televisione, cioè per me è chiaramente, avendo vissuto delle cose molto forti nella vita, penso che la televisione così vituperata sia nettamente migliore della vita che c'è fuori. Per cui tutti, quando c'è Amici o il Grande Fratello, si chiedono, sì, ma questi sono cattivi insegnamenti perché poi nella vita non portano a niente. Sì, ma la vita è un omicidio, la vita è un genocidio, la vita è l'uccisione delle idee, dei talenti d'altrui. Allora ben venga la televisione. Se uno potesse rimanere tutta la vita nella televisione, vivendo la propria vita secondo quello che la televisione o il mondo del reality ti porta, secondo me la vita è anche un po' passare il tempo. Non è che Dio non c'è qui e sta lì fuori, cioè dice, sai, qui non c'è nessun Dio, qua non c'è né bene né male, no. Qui, se c'è il bene, c'è il bene anche qui, se c'è il male, c'è il bene e il male anche qui, se c'è Dio starà dappertutto. Però e più passa il tempo, più abbiamo una concezione della vita, della morte, del reale, del contemporaneo. Cioè la televisione ha insegnato proprio che ci sono vite parallele, che tu non sei morto, ci sono delle persone oggi che attraverso la televisione possono vivere all'infinito. Quando io vedo Alberto Sordi non ci penso neanche una volta che è morto, capisci? Quindi è la bellezza. Quindi oggi nel 2004, cioè 2004-2005, stiamo agli albori di quello che tra un po' alla ridefinizione di uomo, donna, bambino, della vita stessa. E quindi farà sorridere, insomma, no? Noi che ci facciamo tutte queste domande. I ragazzi e le ragazze di 300 anni vivranno infinite cose in un decimo di secondo. Quindi si vivrà o non vivrà, potrei stare in sonno a imparare non so che cosa, poi quello che oggi è un minuto, il minuto di oggi corrisponderà a un secolo del 3000. Ecco, quindi
La verità è che noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo stare insieme bene e tentare di non fare male prima a noi stessi e poi agli altri.